regione, a nome di tutti noi, i sindaci e la provincia hanno approvato nel Consiglio Comunale, per esempio delle commissioni competenti, il piano strategico intercomunale, che come sapete su decisione abbiamo assunto un accordo, è composto dai progetti che riguardavano PISU, avere su PISU per non rallentare l'iter di presentazione della scadenza che era quella di settembre 2012. Ma con l'istoria di quello che è accaduto, dal 2006 i sindaci della metropolitana, della vasta Italia, si sono incontrati per quanto riguarda la pianificazione strategica dell'area vasta. Nel 2011 ancora non erano state approvate le linee guida e quindi nel 2011 abbiamo iniziato a vederci, a incontrarci, poi approvato e poi approvato le linee guida a ottobre, novembre del 2011. I due uffici, che ringrazio sia quelli di Cagliari e quelli di tutti i comuni, gli assessori che hanno curato gli aspetti di dettaglio per quanto riguarda le linee guida e i diversi settori che dovevano essere sviluppati per questo progetto e idee, e ovviamente i sindaci e la presidente della provincia che hanno collaborato costantemente con i comuni privati per un'accelerazione perché la scadenza di oggi venisse rispettata. Abbiamo approvato a settembre 2012 il piano strategico della vasta con i progetti che vi dicevo, proprio solo quelli da valere sui PISU e non altri, che invece li vedremo per integrare il piano strategico della vasta e ovviamente aggiornare i piani strategici di ogni singolo comune della provincia in base a ciò che è stato concordato da tutti noi. Aggiorneremo il piano strategico della vasta già a partire da ottobre con progetti, nella speranza che la regione Sardegna, che ha tantissime risorse non ancora impegnate europee, possa dirottare sulla vasta Italia le risorse in base ai progetti che cercheremo con difficoltà ovviamente di presentare tra ottobre e dicembre di quest'anno, tenendo conto delle scadenze della programmazione strategica 2007-2013, che ormai è scadenza, e quindi in tempi stretti, dove avremo la regione che darà